costretti a castare questa partita che potrebbe essere epica, potrebbe essere una cagata, non lo sappiamo. Loro sono... dai, c'è un allora, loro sono F-Zero, che eroi. Giocano su Battlefield, bravissimi. Allora, io te lo dico, questa partita è quella che determina qual è il vero Captain Falcon di Grifo Smash. Perché CDG ultimamente è sempre stato abitante, ma ultimamente CDG se la sta cavando molto bene. E quindi oggi potrebbe dimostrarci qualcosa. Io sono molto, credo molto in CDC sinceramente, non voglio portargli sfiga, ma credo molto in CDC, ma... perché ultimamente vedo proprio che sta facendo un miglioramento veramente alto. Infatti ha anche il supporto del Gama, però in realtà la partita è una cosa più che alla pari, anche perché se non sbaglio loro si allenano insieme, quindi... Oh, abitante! Come chiude... Sapeva che arrivava lì. Beh, giustamente, è il suo main. Che poi molti dicono che giocare contro il proprio main, cioè giocare con un personaggio non significa saperci giocare contro. Ed è vero, ma nel caso di Captain Falcon non saprei, perché è un personaggio molto semplice, quindi quando conosci le nozioni di base secondo me ti può essere molto utile. Beh, effettivamente è un personaggio che ti prende, ti corre in faccia, ti inizia a menare, esatto. Ti insegue, è un personaggio che si gioca in un modo molto aggressivo. È un po', è un Kirby molto veloce, è un possiamo Kirby, dire. È un, esattamente, caro collega, è un Kirby che mena un po' di più. Sì, parecchio di più in realtà. Anche se CDG con questa skin penso voglia proprio ricordarci la similarità tra Kirby e... Mamma mia, non entra. 178 non penso... Up B che chiude, riporta quasi in pareggio la partita. Attenzione, CDG... però abitante è bravo a fare bene, danno. Ma abitante adesso... Attenzione, però aspettiamo che... questa partita è veramente super close. È super... Non riesco a commentare. Non so che dire, perché non so, vedo... Ma poi Captain Falcon è un personaggio così esplosivo che tu non... Cioè, tempo che sta che hai commentato una cosa, lui ha fatto una kill dall'altra parte dello stage. È spaventoso a questo modo. È molto bravo... Molto bravo, insomma... È molto utile fare gli spike con lui, però non so quanto sia spikeabile la sua recovery. Perché effettivamente è facile. Ma è facile intuirla, però poi se ti grabba. Oddio! Appunto, lo grabba e lo spedisce all'altro. È un personaggio che è abbastanza gimpabile, se dice così. Sì, è gimpabilissimo. Perché gli tiri una nocciolina fuori dal campo e lui ha perso. Però. È un match che io non riesco neanche a commentare sinceramente adesso. Ma adesso vediamo che CDC lo porta fuori, 124%. Sì. Però vedi CDC come... lo tiene fuori, oh, è fuori. Riesce, non aveva più il salto, mi sa, abitante. Sì. Cavolo. Penso proprio di sì. E adesso la partita è in super pareggio, sempre più hype. Attenzione, perché è sempre... ci prova, ma ovviamente conosce qual è la DI CDG, non si fa inculcare da abitante. Ci prova ci anche prova. Lui, non entra. Oh, bravo, CDC. Attenzione! Effettivamente è una partita... Che belle idee che c'ha un tanto CDC con le sue prediche, tipo che scende. Sì, sono un sacco, ma perché è così, cioè che devi giocare Captain Falcon. Ecco, giustamente guarda. Viene da un gioco di corsa, Quindi... Guarda, attenzione, vediamo che comunque CDC ha recuperato, Oddio! Abitante! Oddio, abitante! Qua potrebbe scendere. Non è riuscito, però abitante abbiamo visto che nonostante CDG mi sembri più bravo a fare le combo, abitante è molto più bravo a chiudere la stock. Molto spesso riesce a intuire la smash. Incredibile. È stata la stessa giocata, però percentuali diverse. Gli ha fatto sì, ma poi è riuscito a fargli quella read sulla roll. Ha chiuso in questo modo molto infame, ma molto bravo abitante. Armo sta zitto. Senti Nico, il Gama è proprio offeso. In realtà c'è da dire che non lo so. C'è da dire che queste due persone giocano un personaggio che è hype, quindi entrambi a me piace troppo castarli. Soprattutto oggi che non c'è Phil che usa Incineroar e mi piace da morire. Il poter castare una partita del genere sinceramente mi rende contento. Attenzione, subito. Nemmeno cambiano le skin perché sono i loro main. Mettiamo il buono 1-0. 1-0, hai ragione.
abitante se lo aggiudica. Sì, loro sono entrambi Ponte San Giovanni. Come si chiama? St. John Bridge. St. John's Bridge. Ah, ma cosa fa? Reverse nerd di CDG, ma quanto è pazzo. Ma poi che schifo di mappa hanno scelto. Tra l'altro, nel senso che sembra F0. Sì, però perché scelgono Battlefield? Cioè, vabbè che non penso che lo stage pick sia particolarmente essenziale in un mirror match. Attenzione. L'ho buffata. La guffata. Ah, hanno i nomi invertiti, avete ragione, ma non li cambieremo, non ho voglia. E tanto lo sapete quali sono, mi spiace. Abitante è quello con i capelli neri. Sì, esatto. CDG invece è l'altro CDG che. CDG è quello con i capelli. Con i capelli corti. Neri. Sempre neri. Non diamo troppi spoiler. Oh, abitante riprova. Oh, mamma mia, abitante cerca la kill in maniera incredibile. Però CDG effettivamente si trova in difficoltà davanti a questa situazione. Oh, 160 e ancora resiste. Heavyweight Captain Falcon non entra. Oh, e se CDG la prende? Sì, non riesce. Ma attenzione. Oddio, però ottima la DI, non muore nemmeno abitante. E non muore nemmeno CDG 183. Che è la guerra de up B. Sì, ha battuto il record, penso, mondiale. Va di Falcon Kick abitante, ma non è ancora abbastanza. E non è ancora. Oh, e riesce a spikeare. Non riusciva a uccidere con l'up B. Andiamo col down air. Perché? Vabbè, adesso li cambio. Però siete dei cani. Switch update. Effettivamente era facile. Però siete dei rompiballe. Adesso continuiamo col match. Perché non capivano. Cioè, abitante. C'è scritto abitante sopra. Però per loro era troppo difficile capire quale era dei due. Quindi capisco che. Oddio! Falcon Kick in faccia 66%. Non è niente per un Captain Beh, Falcon. Però comunque sta in svantaggio il buon CDC. Vediamo un po' adesso. Sta in svantaggio. Però l'abbiamo già visto riuscire a buildare del danno in frettissima. È Falcon. Captain Falcon, però anche l'altro è Falcon. C'è da dire questo. Attenzione. Questa partita si svolge più sul il gameplay. Il meme di Spider-Man. Sì, è Si svolge più di gameplay, dicevo. Molto bravi con gli spot dodge, tra l'altro. Spot dodge. Falcon Kne nella faccia di CDG. Abitante ha fatto la faccia di Yes, I can do it. È vero, abitante è effettivamente è lui Captain Falcon. È sotto al CDG, ma che ci racconti? 49%. Che bufata maestosa. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè. Se CDC riesce. Abitante è molto bravo. CDG non però CDC sono al gamma se se non si offende. CDG è quello che ci ha regalato la clip su Hit Smash contro la vittima della Sclix. Un patch pazzissimo. Non era un misclick, No. Assolutamente. Mamma mia, adesso molto in difficoltà però CDG 36% a 117. La partita non è molto oddio, dalla sua parte. Però certo, non va. Ho sentito Black Wolf. Ho sentito qua. No, davvero Nick è stato. Sì. Attenzione. Tilt, non entra. Adesso abitante sembra in difficoltà. Falcon Kick che non entra. Abitante! Ma che scarto incredibile! Ma come l'ha conclusa! Mamma mia! Comunque era molto under pressure. Mamma mia, sì. Come la conclude? Andiamo a cambiare. Gli score siamo 1-1 per CDG. Fallimento della sera. Cavolo, e adesso vanno di nuovo a cercare delle giuste canzoni. Tra l'altro, che tecci, io non so nemmeno come si fa. Questo è quanto sono bravi come giocatori. Io sanno come si cambia. 45 ore gioco a poco. E non so cambiare le canzoni. A parte che non so giocare, quello è il problema. Il problema è che ho anch'io, però non ho la Switch, quindi capito. Però. Allora, attenzione. CDC, abitante, a game. Oh, show me your moves. E partono in realtà questi due che si credono amici. Questa partita concluderà in realtà la loro amicizia. Loro non per lo sanno sempre. Ancora si odieranno per tutta la vita. 52%. Ma adesso CDG riparte. Non è abbastanza. Cerca di trovare la combo, ma non c'è ancora. Abitante molto sicuro di sé. Che poi è strano perché Captain Falcon c'ha queste opzioni strane, per cui il suo neutral si basa su
cioè può iniziare in tanti modi una sua combo. Sì. E quindi effettivamente la partita si fa su quello. Non è che dici, oh, è una partita doppio Incineroar, fanno tutte e due la stessa cosa sempre, è noiosa. CDG! Ha ingoiato un polmone per colpa sua. Butta fuori. Ma come ha fatto? Abitante adesso è offesissimo. Abitante va con l'app B, me lo sento. Con l'app B, eh sì, è l'abitante sento, special. È la special di abitante. Anche questa però chiude molto spesso. CDG Falcon Kick. Ah, non entra a grabbo. Ma cosa? L'hai grabbo, visto? Perché non entrate? Non lo so, perché lui ha fatto l'app B. Mamma mia, abitante. Era un back air quello? Forse, non lo so. Dicevo, è il pugno dietro, sì. Sì, è il back air, sì, esatto. Qui abitante di nuovo off stage. Stavolta abitante è in svantaggio, ma abbiamo visto che... Oh! Ma cosa? Ma cosa? Where do you go? E riesce comunque 99%. Tra un po' gli si attiva il go a Captain Falcon. E invece, cavolo, ancora non c'è la patch su questo gioco. Incredibile. Where is my go? Mamma mia, abitante, giaggola su questa piattaforma CDG che non riesce a fare niente. 50 a 108 la somma dei numeri. 120. Oh, cosa? Era tu? Non credo fosse. O forse secondo sì. Me era tru. Sai che non è, gli è entrata così in fretta. Secondo me a me sembrava tru. È possibile. Adesso abitante molto in difficoltà perché abbiamo visto che è CDG quello che recupera di solito. Abitante era sempre quello in vantaggio. Ehi. E niente, adesso lo Spike non ci prova, molto bravo ad essere prudente perché potrebbe prendere danno che non si merita e non vuole in questa situazione. Beh, direi che proprio di no. CDG però adesso che... è proprio offeso, guardate come l'ultimo gioca match. Cattivo. Oh, Spike, prova di nuovo il Ni. Abitante, prova le opzioni un po' troppo spave... Oh, mamma mia, CDG, ma che fa? CDC comunque ragazzi. Ma dove? La sua down air entra sta prima cosa. Falcon Kick che non va. 105, se abitante non chiude adesso la partita potrebbe essere problematica per lui. 115, no! 136, 148. Non segue, vediamo se fa bene. Oh cavolo, ha provato il back air. Se avesse fatto down air in quel caso l'avrebbe smarmellato. Oh cavolo, 156 a 138, CDG non puoi saperne di schiattare. Durissima per abitante. Eccolo, Falcon Kick, 138, adesso abitante fa la pazzia, già lo sento, CDG sembra in vantaggio ma abitante muore. Sta no, non è morto. Non si dicono ste cose. Vediamo se è andata. Oh, inizia col danno, un backer 10%. Penso che basta un Falcon Kick a sto punto. 17. Per abitante. Anche secondo me. Ma cosa? Ma cosa? Come conclude? 2-1 CDC. Cavolo, il miglior Capitan Falcon di Grifo Smash. Si è davvero confermato per quello che è. E la posellata.